Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo sul discorso prima punta. Sapete che il mercato è volubile, sapete che il mercato cambia di ora in ora, i nomi nascono, i nomi muoiono, ma tra l'altro le trattative vengono completamente inventate. Perché pensate, per Morata, settimana scorsa sembrava che eravamo lì lì, addirittura si parlava di offerta, il quadriennale, poi esce un problema di cui uno che scrive una notizia, no? Allora, se io scrivo di una cosa, devo sapere tutti i dettagli di quella cosa. Non me ne posso accorgere dopo una settimana, guarda caso, che c'è il decreto crescita che impedisce di risparmiare su Morata. Vuol dire che io sapevo già di questa cosa, ho creato la notizia e poi ho fatto così, come se uno gonfia un palloncino con uno spillino, con uno spillo, tic, e lo sgonfia. Ma così non è serio, non è una notizia seria, non è serietà. La notizia Morata è stata creata, diciamo così. Sicuramente il Milan un interesse per Morata ce l'ha e ce l'ha tutt'oggi. Però è stato un po' gonfiata, è stata un po' velocizzata, come se il Milan fosse lì lì per chiudere. Non era assolutamente così. E poi, puntualmente, la notizia è sparita. Adesso sono 2 o 3 giorni che non ci danno notizie importanti sul fronte Morata, notizie significative sul fronte Morata. Poi è uscita la notizia Taremi, anche qui stessa cosa, notizia Taremi gonfiata, Milan è su Taremi, sia Taremi qua, Taremi là, extracomunitario, c'ha 31 anni, costa 20 milioni, preso lo spill, sgonfiata la notizia Taremi, non è uscita più nulla su Taremi, se non quando esce qualcosa su queste notizie qua, il Milan sta valutando anche il profilo di Taremi, non è una notizia. Cioè, quando loro dicono il Milan sta valutando anche di una trattativa che davano già avanzata, non è una notizia, significa veramente che tra le due società non c'è stato manco il contatto per quel giocatore. Poi, ripeto, l'interesse ci può essere, ma è chiaro, se il Milan cerca una prima punta, vaglia tutte le prime punte che sono sul mercato nel range di prezzo da 0 a 30. Questo è ovvio. Però non vuol dire che c'è una trattativa avanzata, non vuol dire che sei vicino alla chiusura. Allora, dato che loro fanno i giornalisti e quindi devono metterla sotto il punto di vista della notizia, quindi devono raccontare che c'è il contatto, l'interesse, l'offerta, il quadriennale, tutto stronzate, io che non faccio il giornalista, faccio il tifoso, perché ricordatevi sempre, anche se io mi espongo dietro una telecamera, anche se io magari ho qualche contatto con Milanello, eccetera, e ogni tanto ho qualche notizia, sono un tifoso, esattamente come voi che siete dall'altro lato dello schermo. Allora io parlando di calcio sull'applicazione che usiamo quotidianamente, dove ci sentiamo e dialoghiamo io con voi di calciomercato in questi giorni, se non avete mai partecipato trovate il link in descrizione del mio Instagram dove ogni giorno metto il link per partecipare alla chiamata di gruppo, quindi seguitemi su Instagram, Twitter e TikTok, non ve lo dimenticate mai. Anch'io ho cercato, ho scandagliato la lista dei possibili papabili. Perché? Perché l'ho fatto? Perché parlando con un amico ho pensato, ma ok, c'è Morata, che secondo me è un profilo validissimo, c'è Dia, c'è Taremi, che secondo me sarebbe il peggio del peggio come operazione, ma non può assolutamente essere solo questo il mercato del Milan, cioè non può fermarsi a questi nomi. Sicuramente staranno vagliando altri profili. Ora è ovvio che se loro prendono l'attaccante della Liga, l'attaccante del campionato danese, eccetera, che io non conosco perché non faccio l'osservatore di mercato, non ve lo posso dire oggi. Però io ho preso una lista di giocatori, ho messo i filtri 0-30 milioni, anni massimo 30, comunitario. E ho guardato un po' dei possibili papabili, dei possibili nomi. Allora, c'è ovviamente Jovic della Fiorentina, però non credo che il Milan possa proporre Jovic come titolare del Milan. Anche se fuori dal range di età, prendibili a cifre consone, Aubameyang, ma credo che sia un profilo bocciatissimo per l'età, non credo che sia un'operazione da cardinale, da Red Bird, non credo assolutamente. C'è Timo Werner, che sarebbe meglio secondo me,
sul punto di vista realizzativo, ma sarebbe una tragedia dal punto di vista economico, siccome guadagna tantissimo Timo Werner, dovrebbe ridursi l'ingaggio, quindi una trattativa lunghissima ed estenuante, anche lì poi di nuovo a bussare alla bottega Chelsea. C'è Arthur Cabral, che ha conquistato le mie preferenze, perché se non sbaglio è brasiliano, non so, devo dire la verità, non so se è comunitario, mi andrò ad informare subito dopo che chiuderò le riprese di questo video, però anche Taremi non era comunitario e l'hanno messo nella lista, ripeto, io non faccio il giornalista e non sto dando notizie, sto dando possibili nomi, vi sto dando tutti i possibili nomi che ancora sono in lizza, oltre quelli già usciti mediaticamente. Ecco, Cabral fisicamente ha la stazza per fare quel lavoro che serve al Milan, il lavoro di protezione palla, di sponde, di dialogo con gli esterni. Finalizzatore degli ultimi metri lo è, ma segna molto poco, e questo è un difetto di Cabral. È chiaro che poi dovrebbe notevolmente alzare la media gol, però attenzione, stavamo prendendo Marcus Thuram, che forse ha una media peggiore di Cabral a livello realizzativo, quindi magari il Milan non sta dando troppo occhio a quanti gol abbiano fatto finora, ma al potenziale sul quale poter mettere a lavorare Pioli, dare la stoffa lavorativa a Stefano Pioli. Quindi ci sono ancora dei nomi che forse la stampa non ha considerato. Io ho lasciato fuori sinceramente tutti quei nomi della Ligan: Jonathan David, Openda, Balogun, Balogun, Ekitiriche, e tutti i nomi strani che sono giocatori che sono esplosi, diciamo, ultimamente. Però io non credo, scusate, c'era un messaggio, io non credo che il Milan vada a spendere determinate cifre, sono attaccanti che partono da 45 milioni di base solo per sederti al tavolo delle trattative, non credo che sia un budget fattibile. Come poi ho sempre detto quando facciamo le chiamate, e come ho sempre detto ai miei amici, e come è proprio il mio ragionamento, il Milan non spenderà 30 milioni per Chukwueze o chi per lui arriverà all'esterno destro, e anche 30-40 per la punta. Il Milan farà un profilo low cost, che può essere Isaksen, come può essere pagare metà della clausola di Dia, perché fino a luglio la clausola la può dividere in due Dia, e spendere per l'esterno, ma spenderà in un ruolo dei due. L'altro sarà un profilo low cost. Quindi se noi andremo a prendere la punta importante, l'altro sarà low cost. E ad esempio i nomi che vi ho fatto, Werner non è low cost, Aubameyang potrebbe essere low cost, ma è una tragedia perché c'ha 34 anni, quelli francesi li abbiamo esclusi, Jovic è low cost ma è una tragedia perché non dà garanzie né fisiche né tecniche attualmente, Cabral è una via di mezzo, è chiaro, non farei salti di gioia, però ricordiamoci che è giovane, quando è arrivato a Firenze prometteva bene, e lì puoi abbassare il costo del cartellino infilandoci un Rebic e ti puoi anche liberare di una zavorra. Purtroppo ragazzi dobbiamo metterci in testa che il problema attaccante è come se tu hai un buco e non lo puoi riparare, devi metterci una pezza per quest'anno e sperare che poi o l'anno prossimo o tra due anni venga fuori la soluzione definitiva. È quello il problema, cioè noi possiamo fare tutti i nomi del caso ma non sarà mai quel nome che ti fa saltare di gioia, è sempre quel nome che metto la pezza e poi ci penso. Purtroppo è questa la realtà, perché l'attaccante che costa o non si muove o costa veramente troppo per potertelo permettere tu. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate dei nomi ancora non usciti sulla stampa che ho tirato fuori, e anche di quello che vi ho detto sulle trattative gonfiate e poi sgonfiate, e commentate il video, mettete mi piace al video e condividetelo sui social. Iscrivetevi al canale, se siete già iscritti attivate la campanellina delle notifiche, fatemi sapere, vi attendo nei commenti. Forza Milan!